Questo Natale cambia musica. Per il regalo perfetto, lasciati ispirare dalle nuove collezioni delle migliori marche di gioielli ed orologi. Oro Più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. È arrivato l'ultimo dell'anno e molti comuni italiani hanno deciso di rinunciare ai fuochi d'artificio. Sì. Le motivazioni? La sicurezza dei cittadini e la tutela dell'ambiente e degli animali. Crede sia giusto oppure pensa che si stia esagerando un po'? È un po' esagerato, almeno una volta all'anno, dai, diamo l'opportunità di fare questi fuochi. Quindi cosa ne pensa di quei comuni che hanno scelto invece di non utilizzarli, di non festeggiare con i fuochi? Penso che potevano anche soprassedere per una serata, sì o no? È una sua opinione. Sì, no, la mia opinione è quella. Il fatto che qualcuno dica bisogna tutelare gli animali, lei pensa che sia così rischioso per loro oppure no? Ma sì, sono d'accordo, ma ripeto, per una serata non vedo l'animale, lo sopporterà, ecco. Credo che sia giusto perché io ho i cani che hanno paura e quindi è sempre un problema l'ultimo dell'anno, per cui... Quindi l'ultimo dell'anno lei con i suoi cani che cosa è costretto a fare? Io sto in casa con i miei cani, per forza, perché ha paura. No, anzi dovrebbero fare di più, nel senso che dovrebbero proprio proibire il commercio, soprattutto per quanto riguarda i petardi, perché il fuoco d'artificio organizzato può essere un bello spettacolo se fatto bene, ma è la tortura dei petardi a tutte le ore del giorno, della notte, per tutto il periodo delle feste. Quello andrebbe veramente vietata totalmente. Parla anche di quei petardi che sono autorizzati UE, quindi non sono ritenuti pericolosi. Ma no, che poi non siano pericolosi è un'altra storia, perché io in pronto soccorso ne ho soccorsi non pochi, di persone, bambini specialmente, con gli occhi danneggiati, le mani danneggiate. Quindi cioè, mi sembra un'usanza barbara che non ha nessun significato, non è un'usanza delle nostre parti, perché fino agli anni 60-70 nessuno se li sognava e quindi no, non ha senso. Qualcuno dice anche uno spreco di risorse in un certo senso per i comuni, la pensa così? Sì, perché non servono niente, non... Penso che ormai ci siano tante cose da vedere, che non siamo più ai tempi che si aspettava solo i fuochi d'artificio. Qualcuno dice almeno l'ultimo dell'anno lasciateci i fuochi d'artificio però. No, assolutamente. Non ne rappresentano nulla? No, niente. Sì, certo. Sì, è abbastanza uno spreco. Poi se quello fosse un pretesto, non so, come i fuochi di Monte Carlo, quelli di altre località turistiche, per attirare turisti che normalmente non vengono, può avere un senso, ma dipende sempre da come viene organizzata la cosa, però. Grazie.